La dirigenza di Ravenna Antica non si tocca. È netta la risposta dell'assessore Elsa Signorino alle critiche al question time presentato dalla lista civica La Pigna al prossimo consiglio comunale che si terrà dopo la pausa festiva. Noi abbiamo il 1° di dicembre aperto a Ravenna un grande museo, un museo innovativo, e abbiamo portato in porto un importante progetto di recupero di un stupendo edificio di archeologia industriale. Oggi la città è più ricca dal punto di vista dell'offerta culturale e non c'è dubbio alcuno che la dirigenza della Fondazione Ravenna Antica abbia contribuito in modo determinante a questo esito. Trovo singolare e perfino mortificante per il livello culturale della città che si assuma due episodi, uno in particolare del tutto contingente, per proporre questioni come quelle che sono state proposte. Il Museo Classis è aperto, è visitato, è stato visitato ad oggi da circa 7.000 persone. È un museo che ha enormi potenzialità. Ridurre l'ampiezza, la ricchezza di un progetto culturale di questo tipo a un incidente intervenuto nei bagni non dovuto al non funzionamento dei servizi igienici, ma ad un comportamento alquanto discutibile di un visitatore che ha comportato per la Fondazione un intervento di pulizia straordinaria e di igienizzazione. I bagni funzionano perfettamente, se non ricordo male ce ne sono una ventina di bagni nel museo, quindi far discendere da un incidente di questo tipo considerazioni sull'attività complessiva della Fondazione è quantomeno incredibile e, ripeto, inadeguato a livello culturale della città. Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento, la Fondazione Ravenna Antica ha dato spiegazioni in ordine tecniche in ordine al livello della temperatura in atto all'interno del museo. Rammento solo per inciso che nel museo, nel momento in cui è stata rilevata la temperatura indicata, erano presenti numerosi visitatori. Dunque, davvero partire da episodi minimali e in un caso assolutamente ingiustificati, nell'altro caso già oggetto di chiarimenti convincenti da parte della Fondazione Ravenna Antica, per arrivare a conclusioni che mettono in discussione la professionalità e l'efficacia di una dirigenza che nell'arco di un decennio ha restituito alla città qualcosa come siti del livello della Domo dei Tappeti di Pietra, di Tamo, dell'antico porto, dei giardini utensili della provincia ed ora il Museo di Classis. Noi siamo interessati ai progetti culturali, non agli attacchi strumentali di piccolo cabotaggio.